Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, vedete questa mail in sovraimpressione proprio per raccontarvi e condividere tutte le vostre storie. Ecco, scriveteci la vostra storia, anche se non avete ottenuto risposta, continuate a scrivere, noi avremo modo di raccoglierle e condividere con voi tutte le vostre storie, come la storia di Aurelio che ci ha scritto, un artista romano conosciuto con lo pseudonimo Elio Lazzaro Unico. Racconta un'esperienza straordinaria che ha segnato profondamente il suo percorso di vita, 2001-2002. Aurelio, 37enne, si trova in un momento difficile della sua vita, si sente perso, senza una direzione chiara nella sua vita. In questo stato di confusione sogna Padre Pio. Nel sogno Aurelio si trova all'interno di una grande villa bianca, un luogo che riflette il suo stato d'animo. Spaesato e senza una via d'uscita, lui racconta: ero spaventato, non vedevo una via di fuga, né nella casa e né nella mia vita, racconta. Poi improvvisamente dalla scalinata che conduce al piano superiore arriva Padre Pio. Il santo vestito con il suo tradizionale saio marrone si avvicina a me con grande serenità. Con un gesto gentile Padre Pio indica un tavolo bianco su cui sono sparsi diversi fogli con disegni colorati simili a dei fumetti. Disegna questi fumetti, gli dice proprio Padre Pio così, consegnando ad Aurelio un messaggio chiaro, un messaggio forte. Per Aurelio dipingere era solo un ricordo del passato, una passione abbandonata da tempo. Quel sogno però rappresenta un segnale, un nuovo inizio. Nel 2002, ispirato da questo sogno, dipinge un cartoncino raffigurante la chiesa di Medjugorje e lo regala. Da quel momento la pittura ritorna prepotentemente nella sua vita. L'anno successivo, nel 2003, Aurelio inizia a dipingere di nuovo, lavorando su tele di dimensioni ancora più grandi. In breve tempo si dedica anche ai ritratti, trovando così un nuovo spazio tutto personale per sé, nell'arte. Una persona un giorno osserva i suoi quadri e gli dice: sembrano dei fumetti. Questo commento lo riporta immediatamente alle parole di Padre Pio in quel sogno, confermando appunto che Padre Pio lo aveva guidato nella sua rinascita creativa. Ho trovato un posto nell'arte nella mia vita, anche se non ho risolto tutto, confessa Aurelio con gratitudine, consapevole che il suo cammino non è ancora completo. Anni dopo Aurelio fa un altro sogno con Padre Pio, ma decide di non condividerne i dettagli, almeno per il momento. Non sapendo interpretare le parole di Padre Pio, preferisce mantenere questa seconda esperienza nel silenzio, custodendo dentro di sé questo mistero di un'altra possibile guida spirituale. Aurelio Nicolazzo conclude questo racconto con un ringraziamento sincero a Padre Pio per averlo aiutato a ritrovare la sua strada nell'arte, una via che, sebbene non abbia risolto ogni problema, però gli ha restituito speranza e significato.